Benvenuti nella zona di Mondovì, nella zona di Confartigianato con i suoi 21 comuni. Io sono Davide Schandel, presidente di Confartigianato Mondovì. Siamo qui oggi per festeggiare il premio alla società della Confartigianato e con questo premio c'è una grande partecipazione di tutti quanti i sindaci della zona, le istituzioni, il nostro direttivo, la nostra vicepresidenza. Tutti insieme abbiamo costruito in questi ultimi 2 anni un bellissimo rapporto di collaborazione e unione sul territorio. Oggi siamo alla terza uscita di Esperienze Artigiane sul Palco, oggi siamo a Mondovì, siamo a Ecat Campane, una grande eccellenza, unica eccellenza italiana nella produzione delle campane, unica realtà europea che oggi esprime tutta quella che è la maestria artigiana, il saper fare artigiana. E qui abbiamo voluto organizzare che cosa? 2 momenti, Esperienze Artigiane sul Palco, per proprio raccontare il saper fare artigiano, raccontare l'importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro, affiancare a questo la premiazione fedeltà associativa, premiare quelle aziende che per 35-50 anni hanno saputo esprimere sul nostro territorio operatività, operosità, laboriosità, economia, hanno voluto esprimere che cosa? Quello che è il grande senso del lavoro, hanno creato posti di lavoro, hanno creato benessere nel nostro territorio ed è giusto premiare queste aziende che per così tanti anni, 35-50 anni, hanno fatto sì che la nostra economia cuneese potesse continuasse a essere un fiore all'occhiello. Quindi una giornata di festa per gli imprenditori, per le famiglie, perché il grande concetto dell'artigianato è famiglia, persona, impresa, questo connubio che unisce, proprio lega in maniera solidale quella che è la famiglia con i nostri imprenditori. Quindi una grande giornata di festa e culmina con un grande concerto, quello di Frida Bollani, una grande artista, figlia di grandissimi artisti come Magoni e Bollani, che sa esprimere un talento unico in quella che è la sua voce nel pianoforte. Oggi qui a Mondovì siamo nuovamente a raccontare quello che è un percorso importante di tante nostre aziende, perché oggi a Mondovì con la premiazione fedeltà associativa la nostra associazione vuole dire grazie a tante imprese che alcune per 60 anni hanno affiancato la nostra associazione. E poi oggi, per tributare loro il giusto ricordo e la giusta riconoscenza, abbiamo portato qui a Mondovì, alla Ecat Campane, Esperienze Artigiane sul Palco, un modo importante per dimostrare che all'interno delle nostre aziende non solo si lavora in sicurezza, ma si può portare arte, cultura, musica, così come da 2 anni cerchiamo di raccontare e di rappresentare. Oggi con Frida Bollani cercheremo anche qui, oltre che un tributo alle nostre aziende, attraverso la presenza di Frida Bollani, rendere anche un tributo a questo territorio che ha permesso a queste aziende di crescere, ma soprattutto ha permesso a queste aziende di creare e generare formazione, di portare avanti in nome della nostra provincia quel made in Granda che tutti ci invidiano e che come associazione di categoria vogliamo continuare a difendere anche nei prossimi anni. Insomma, a me fa particolarmente piacere essere qua presente, intanto perché ho all'interno dell'amministrazione comunale di Mondovì la delega alle attività produttive e al commercio, per cui qua insomma in mezzo agli imprenditori artigiani mi sento un po' come a casa. Peraltro per la professione che faccio vivo a contatto stretto e diretto ormai da tanti anni col mondo imprenditoriale, e poi perché sono qua alla Ecat, in questo splendido stabilimento che conosco molto bene e che in quanto mi lega dai rapporti con Amilcare, Lucetta e i titolari dell'Ecat, che dà un rapporto di professionale e di amicizia ormai da tanti anni. Oggi siamo qua a premiare gli artigiani, l'eccellenza artigianale, quelli che sono gli imprenditori che quotidianamente, giornalmente svolgono la loro attività con grande professionalità, con grande impegno, quelli che io chiamo si sporcano le mani, cioè quindi vengono a lavorare e svolgono e contribuiscono in maniera direi decisamente determinante per lo sviluppo non solo della nostra provincia ma anche della regione e dell'Italia intera. Veniamo fuori da un periodo difficile, di grandi difficoltà, dopo la pandemia del Covid che ha veramente segnato profondamente tutte le imprese, abbiamo avuto il caro materiale, caro energia, oggi un'inflazione, le prospettive non sono facili, oggi effettivamente fare impresa non è facile, per cui oggi i premi che vengono dati sono altro che decisamente meritati ed è giusto che vengano premiati non solo quelli della fedeltà ma veramente tutte le imprese artigiane in generale. Esperienze Artigiane sul Palco, un'iniziativa meravigliosa di Confartigianato Cuneo che oggi si è svolta a Mondovì ma che ha costellato
tutta la provincia, tutte le città e non solo, e tutti i mesi dell'anno per promuovere e valorizzare il lavoro degli artigiani, che sono tanti, sono capaci, ogni mattina si argauciano, come si dice in piemontese, le maniche e ci regalano tanta ricchezza e tanto lavoro in questo territorio. Questa esperienza di oggi a Mondovì, impreziosita dalla perla di Frida Bollani Magoni, che ha fatto un concerto strepitoso che ha emozionato tutto, a testimonianza di come creatività artigianale e artistica sono unite in un connubio indissolubile. A maggior ragione in un luogo qui a Mondovì che è stato scelto da Confartigianato Cuneo, che ringrazio, e da Confartigianato Zona di Mondovì, che altrettanto ringrazio, come ECAT Campane, credo una delle pochissime realtà artigianali che realizzano appunto le campane che sono sui campanili di tutta Italia e di tutto il mondo. Grazie quindi a Confartigianato, ma grazie soprattutto a quegli artigiani che, nonostante le tante difficoltà che tutt'oggi viviamo nella nostra provincia, vanno avanti e appunto regalano ricchezza e lavoro a tutto il territorio. Quindi qui c'è il mondo!